Riccardo Martignago è ufficialmente un nuovo attaccante del Teramo. L'accordo raggiunto nella giornata di ieri con l'ex Albissola, che ha firmato un contratto di 2 anni con la società del presidente Franco Iachini. A questo punto la batteria davanti è completa. Cianci e Infantino saranno le prime punte, Pinsauti e Martignago seconde, e Cappa che può essere utilizzato anche tra le linee, col giovane Birligea, già bella sorpresa di questo precampionato, che avrebbe la possibilità di crescere senza troppe pressioni. A centrocampo il cerchio si è chiuso con gli arrivi di Domenico Mungo e Richard Lasic. E la dirigenza potrebbe tornare sul mercato solamente in caso di qualche uscita. In questo senso occhio dunque alla situazione di Angelo Persia, che sarebbe l'eventuale partente. Discorso differente invece per la difesa, che ha bisogno di un innesto a prescindere. Qui non si attenderanno uscite, ma si aspetta di capire qual è il profilo adatto a Bruno Tedino. Non è un mistero che qualche settimana fa il diavolo aveva bussato alla porta del Lecce e a quella di Francesco Cosenza, e il centrale aveva rinviato tutto ad agosto, aspettando un'eventuale chiamata dalla Serie B, che però non è arrivata. Sfumato il sogno di tornare a giocare in cadetteria, è stato lo stesso difensore a confermare qualche giorno fa la volontà di arrivare, adesso sì, a Teramo, che però adesso ha gentilmente rispedito la proposta al mittente, consapevole che l'esigenza è avere un giocatore mancino in primis, o comunque adattabile nella zona di centrosinistra del pacchetto difensivo. Ed ecco perché non è più interessato a Cosenza, per stessa ammissione dei dirigenti biancorossi, che potrebbero aspettare dopo Ferragosto per fare il punto della situazione e individuare davvero l'uomo che più si sposa con le richieste dell'allenatore.